Allora ragazzi, oggi video diverso dal solito. Voglio parlarvi di un film che ho visto che mi ha colpito tantissimo. Si chiama Too Late, film fatto da un regista sconosciuto alla sua prima esperienza, che si chiama Dennis Hawke. E per me è stata wow, una doccia fresca, qualcosa di wow. E quindi voglio assolutamente condividerlo con voi, parlarvene, consigliarvelo, soprattutto perché l'ho scoperto per caso. Perché si trova su Netflix, in fondo, in una delle ultime schede. Netflix non te lo consiglia, non te lo mette tra gli aggiunti di recente, nei titoli del momento, niente. Tra l'altro adesso ti dirò una cosa che ti farà cadere le palle, probabilmente, ma che devi riuscire a andare oltre. Il film è solamente in inglese, con sottotitoli in italiano. È così di nicchia, che non se ne è cagato proprio nessuno. Ho guardato quanto ha incassato nel 2016 tipo solamente $70,000, che è pochissimo. Innanzitutto la prima cosa che mi ha colpito di questo film è la regia, perché il film è costituito da 5 scene, ognuna dura circa 20 minuti, in una singola ripresa. Cioè, è una cosa incredibile, la sensazione è come quella che avrei nel guardare una persona che si immerge in piscina e mi dice: adesso tengo il fiato, vado sotto l'acqua e tengo il fiato, guardami. E tu stai lì a bordo piscina, guardi e dici: cacchio, sono già passati 2 minuti, ma non starà male, ma vieni fuori, ma respira, dai cacchio, vieni fuori. E questo sotto fa tutto ok. Queste scene uniche di una lunghezza esasperante, con attori che entrano, parlano, escono, la camera che segue un'altra persona, che si muove, va da una location all'altra, tutto in un'unica ripresa senza tagli, è qualcosa che veramente ti lascia senza parole, stai guardando uno spettacolo veramente unico. Per dire, io per fare questo video idiota di me che parlo sul divano ho fatto questo numero di tagli qua. Il regista Dennis Hawke in tutto il suo film ne ha fatti 6. Una cosa del genere. Ho visto delle interviste in cui effettivamente il regista diceva che con gli attori si trovavano a casa di qualcuno e si mettevano a provare, perché poi sul set doveva venire tutto bene. Uno potrebbe pensare: ok, ma anche se vai a teatro, vedi gli attori che fanno tutto giusto per un'ora e mezza di fila, se sono bravi è il loro lavoro. Ma nel film devi anche pensare a tutto quello che c'è attorno per registrare la scena bene, cioè a chi deve muoversi con la telecamera, a quelli che devono pensare alle luci, agli effetti scenografici. Non lo so ragazzi, a me ha veramente lasciato così. Riguardo alla storia e ai dialoghi, secondo me il regista è un gran fan di Quentin Tarantino e di Robert Rodriguez. Parliamo degli attori. Gli attori non sono famosissimi. Il regista è alla prima esperienza, il film è in low budget, non può permettersi di assumere attori di serie A, non può permettersi un George Clooney. Però ha preso alcuni attori che probabilmente voi riconoscerete sullo schermo. Vi direte: ah sì, quello l'ho visto in... non mi ricordo. Ah, ma... ah, qua! Lei è quella che ha fatto... come si chiama? Boh. Ok, questa è la sensazione generale. In ogni caso vi dirò alcune chicche. Il protagonista si chiama John Hawke, fammi controllare, John Hawks, ed è quello che in Dal tramonto all'alba ha il pub e viene ucciso, bruciato e sparato da Quentin Tarantino e George Clooney. Lui dice che ti stavi grattando. Io non mi stavo grattando! Vuoi dire che mio fratello è un bugiardo? Non ho detto che tuo fratello è un bugiardo, ok? Dico solo che se mi grattavo non mi ricordo che mi grattavo, e se mi grattavo non era per mandare un segnale, ma solo perché mi prudeva qualcosa e mi sto pure cagando su... Hai visto che avevo detto aiutami? Io non ho mai detto aiutami! Beh, adesso non ha più importanza, tanto ti restano soltanto 2 secondi da vivere! Frecce! Sì! Al mio 3, spara alle bottiglie che stanno alle sue spalle! Sicuro! 1! Cazzo! 2! Via, via, fuori! 3! Nel cast c'è anche Sidney Poitier, che è una delle protagoniste del film Grindhouse a prova di morte di Tarantino, quella ricciolona con le gambe stupende. Poi c'è Robert Foster, che ha fatto Jackie Brown di Tarantino, uno dei protagonisti, quello che si innamora di Jackie Brown, diciamo. C'è Jeff Fahey, che ha fatto Machete di Rodriguez. Insomma, secondo me questo regista ha i miei stessi gusti e ha avuto la grande fortuna e soddisfazione di prendersi attori che hanno lavorato insieme ai suoi miti. Tra le varie altre citazioni c'è il fatto che queste scene non sono in ordine cronologico,
quindi vanno un po' ricomposte alla fine, e questo ovviamente non può non ricordarvi Pulp Fiction. Nel film c'è una marca di sigarette inventata apposta che si chiama Old Hat, e questo mi ricorda tantissimo le Red Apple inventate da Tarantino. Il protagonista a un certo punto compra le sigarette al bar e le accende con i fiammiferi, stessa cosa identica fatta da Bruce Willis in Pulp Fiction. E insomma, questo è un film dove ci si può divertire, secondo me, a fare veramente la caccia al tesoro, alla ricerca di ispirazioni, dettagli, cose simili, capire dove il regista ha rubato in senso buono dai suoi film preferiti. Il film lascia un po' con l'amaro in bocca, la stessa sensazione che ho provato nel vedere Non è un paese per vecchi, e non voglio entrare troppo nel dettaglio per non rovinarvelo. Se deciderete di guardarlo, mi piacerebbe veramente sapere da voi nei commenti cosa ne pensate. Il cineforum è bello se c'è dialogo, discussione, io dico il mio punto di vista, vorrei che voi mi diceste il vostro, e se ci sono altri film che mi volete consigliare voi per eventualmente parlarne, discuterne, dare il mio punto di vista, mi farebbe anche questo piacere. Ci vediamo alla prossima!